Ora diglielo che ti fa, se la cura la puoi fare a scalare, se queste farmaci cura, se questi farmaci li puoi prendere a scalare, te ne esci. Male che va, se ti senti male, l'importante è non vai, non hai contatti anche con altre persone strane, in nero, irrintracciabili, presunte, che poi non vogliono rintracciare. C'è un caldo micidiale. Dove mi devo mettere? Non c'è mai un posto all'ombra. Allora, mettiamoci qua. Vediamo, mi stringo un po'. Mamma mia, in Sicilia non sanno fare ombre, non sanno, gli alberi se li tengono niente, nelle aiuole incurate, incalpestabili. Questo che cos'è? Il furgoncino? Questi dovrebbero utilizzare quando ci sono party, rave, per salvare la gente, come facevano in Olanda. Se ci sono problemi, ricordo c'era anche una cosa che potevano, che gli facevano l'esame anche della sostanza che prendevano prima per rendersi conto le persone di quando gli facevano una truffa, diciamo, nella stessa droga, quando gli veniva data. Questa è un'ideologia che è lontana dall'ideologia italiana, da quello che sviluppa l'Italia, perché l'Italia. Guarda, poi questa è un'altra cosa assurda italiana, io mi devo stare con un'aria condizionata che fa continuamente tic, tac, perché dice è ibrida, tic, tac, poi tic, tac, perché è ibrida. Ho capito, risparmierà il coso, ma ecco, rovinerà l'alternatore. Ecco, la mentalità dei fanfaroni. Ah. Dice, ti vai a comprare un'altra macchina, vai a sbattere, venduta agli italiani, vai a sbattere sempre in problematica. Sì, e allora, intanto per fargli capire che tante volte quello che gli vendevano non era originale, non era un prodotto, diciamo, originale, ma era un prodotto mischiato ad altre cose, l'effetto non era tanto, oltre al fatto che fa male la droga pesante. Sicuramente, fa male anche un po' di carne, un'insalata, una verdura. Io ieri sera mi sono mangiato la pizza sotto lì al bar da Drago. Buonazza, ha cambiato il pizzaiolo, buonazza. Avrei preferito meno insetti, meno insetti, meno mosche, meno spazzature intorno al bar. Quindi, se anche fa male una pizza, si può avere un'ingestione, indigestione anche di acqua. Le acque possono essere, le cozze fanno male, figuriamoci delle sostanze che uno assume. Ma ognuno lo fa in base alle proprie responsabilità. Farlo sulle altre persone è una cosa. Cioè, magari se tu ti prendi a martellate nelle palle è un conto, prendere a martellate nelle palle è un altro, a più persone è un altro conto. Questa è l'idea dei paesi più civili, tipo l'Olanda, cioè c'è una grande libertà personale delle persone che possono esprimersi anche in maniera eccessiva, tutte queste cose qua. Però guai a chi fa del male a qualcun altro, a chi fa una cosa, cioè. Logicamente esiste, eh? Esiste. E poi lo stereotipo, perché ho conosciuto gente che se n'è scappata da lì, ho conosciuto persone che vivono lì, però vivono qui, vivono lì, però non hanno uno stile di vita come ti dice l'Olanda, cioè vanno a fare sempre cose illegali e in eccesso.
tante altre cose, quindi non c'è uno stereotipo di persone lì. Quando vai lì, ognuno ci va per un motivo diverso. Io non vado per trasferirmi, non vorrei andare per trasferirmi lì perché mi piace l'Italia, amo l'Italia, i paesaggi e le cose. Anche perché sennò qua si rubano tutto, quelle quattro case diroccate che hanno distrutto già. Però voglio andare lì per fare delle cose mediche, perché appunto queste cose vengono utilizzate, perché c'è una medicina che è migliore. Non solo, e poi se esco e mi vado a fare una passeggiata non sto nella spazzatura, rimasta lì per giorni, magari dopo una fiera, dopo una cosa c'è la spazzatura, però poi ho una festa, c'è della spazzatura a terra, ma poi ripuliscono, puliscono i canali, insomma è un bel posto, io me lo ricordo negli anni 90 che già era peggio di come è ora, cioè era un po' ancora freak. Però è molto più pulita, molto più sistemata rispetto all'Italia, rispetto a questo posto dove poi esci e spazzatura, vai in un locale e la birra, devi stare attento se ti bevi una birra, se ti bevi non cambia nulla, anche lì ti rompono i coglioni se fumi e bevi e te ne vai in autostrada, eh? Cioè, no, quando ci vado non è che uno o ritorni, non è che puoi utilizzare, ti puoi mettere, però è tutta un'altra mentalità. Misurano i nanogrammi, cioè se ti arriva una venta, se tu stai in un ambiente dove c'è gente che fuma, che beve, soprattutto fuma, che sono sostanze volatili, ti arriva una ventata e logicamente ti troveranno i nanogrammi, oppure magari hai fumato la sera prima e la mattina vai a lavorare o ti metti in macchina o queste cose qui, ti trovano un minimo di quella sostanza, ma non è come fumare. O bere mentre sei alla guida o 10 minuti prima o un'ora prima una sostanza forte. Allora, ti fumi la sigaretta se proprio devi fumare, ti bevi una birra analcolica se devi viaggiare. Ho una canapa light, là mi pare che col CBD si può fare, si può. Io penso che alla guida non bisogna, cioè quando ero ragazzo si faceva, ma ora che sono più grande penso che alla guida non bisogna fumare, bere, fare queste cose qui. E a me mi sono venuti a inculare, capito? Perché non gli piace, perché a loro gli piace la confusione. Loro sono italiani, sono dei fanfaroni, capito? Sono dei fanfaroni. Hanno cercato per la patente, cosa ora vedremo che cosa succede. Stessa cosa a Zani, una che non beve, non fuma, non cosa, l'hanno ridotta così e non vogliono raccontare la verità. E in più ancora la vorrebbero fare lavorare in nero o fare lavorare quando è una persona che è stata massacrata, massacrata, come anche io. Gli ho detto se gli deve fare la puntura ogni 21 giorni. Comunque non ha niente a che vedere con quel mostro che era diventato, tutta alterata di demonia, di angeli, era alcune volte era in love, proprio amava tutto, tutti, amica, amici, amica, amici, cioè sono persone per cui lavori o sono amici? Anche, ho capito, anche, però l'amicizia non ha bisogno di un contratto, le persone per cui lavori hanno bisogno di un minimo di contratto, anche scritto, un minimo di tracciabilità, perché se muori o ti fai male, cosa succede? Vai in ospedale e gli devi dire che lavori in nero? Non è che sei una ditta, che gli dici? Che mentre tieni, quanti contratti sono? Mentre fai le pulizie, fai la badante. O fai la badante o fai le pulizie, se no sono due contratti. Ma con chi sto parlando? Con gli italiani. L'italiano è un popolo di confusionari. Quindi ci hanno fatto queste cose qui. Spiegato, non è questa la cura, questo litio e questo carbolitio e queste cose che sta prendendo non sono la cura per Zani, è la cura per tutti, sono cose per sedarla, ho capito, ma non bisogna risolvere chi è che l'ha ridotta così. Lei non beveva e non fumava, io non viveva in una serra con 100 piante, 200 piante, che dici?
che poi vorrei chiedere agli olandesi se è possibile, nel caso fosse, che una persona vive in una serra, dorme, mangia, con delle piante accanto, che non era il mio caso perché non ce l'avevo, le facevo una volta e poi lei non fumava, non beveva. E poi erano quattro piantine all'angoletto, come diceva la Cassazione, la cosa per evitare di stare nei meccanismi degli amici miei, dove delle persone di Siracusa, della gente che conosco, dove coesistono la pianta possibilmente anche coltivata, l'hashish e la marijuana comprata lì, e io non ce l'ho contro perché magari ci sono anche dei criminali che hanno un po' di coscienza, non lo so, delle storie criminali che hanno un po' di coscienza. Che coesiste insieme ad eroina, cocaina, anfetamine, MDMA, più ne farmaci, psicofarmaci, sigarette da contrabbando, pistole, armi, tritolo, bazooka. Allora, anche la stessa, poi, personaggi che dicono che anche l'MDMA ce ne sono di diversi tipi, ci sono quelle gialle, quelle chiare, quelle più scure, quelle raffinate bene, anche la cocaina è così, raffinate male, c'è la cocaina bianca, l'eroina, le cose, ci sono i farmaci in mezzo. Allora, a me queste cose non interessano, perché le ho conosciute da ragazzo e ho deciso di non usarle più. Aspetta, sta uscendo qua. Povero Cristo. Quindi, invece, mi piace il caffè, mi piace il tè, mi piace, ora si sta andando a fare. Mi piace la cannabis, mi piacciono queste cose qui. Non mi piacciono la cocaina, le anfetamine, non mi piacciono le droghe pesanti, non le voglio, non le voglio utilizzare. Quindi un utilizzo consapevole di canapa, di cose, lontano dalla guida, lontano dal lavoro. È possibile in Italia? No. Cioè sarebbe possibile, ma se vogliono, utilizzando la polizia corrotta, che è tutta corrotta, non ho capito che tutto è corrompibile, utilizzando questa magistratura scarsa e scadente, utilizzando i fanfaroni, quelli che non vogliono niente legale, che stanno distruggendo un'Italia, e quelli che vogliono tutto che si legalizza la qualunque, stanno distruggendo l'Italia, cioè non sanno fare quello che hanno fatto dei popoli più civili, mi trovo in un meccanismo assurdo. Quindi ti mettono delle droghe in posti che non sono rintracciabili, come il lavoro in nero. Allora l'Italia vuole questo, gli italiani vogliono questo. Gli italiani vogliono sta roba. Vogliono il mercato e la polizia vuole questa roba qui. Se no dichiaratevi, i carabinieri vogliono questa roba, la polizia vogliono questa roba, non vogliono misura. A me non costerebbe niente farmi una pianta che sto in campagna di cannabis, fargli una fotografia, mettere il prodotto in una boccettina, in un barattolo, in una boccetta, e fare un censimento di quella, dire io ho questa, mi consumo questa, mi dura 3 mesi, 4 mesi, ogni tanto io prendo un fiorellino. Loro, se vogliono, ti fermano per strada e ti fanno un test, ma deve essere un test valido, senza segnarmi la patente così a 6 mesi, perché neanche mia nonna, questi della patente, della cosa, gli hanno dato la patente a mia nonna a 90 anni, gli hanno dato la patente a quello a 87 anni, a Cultrera, che abita, a Carpano, che abita nel mio palazzo, che sono persone stordite, ecco. Cioè a me 6 mesi di patente, neanche, sono 5 mesi e mezzo, cioè che io ovunque vado, ovunque vado, perché me l'avrebbero dovuta levare? Non mi hanno fermato in macchina. Ovunque vado verrei bloccato. Verrei bloccato, perquisito, mi porterebbero in caserma, questioni. Io non c'è, perché? Perché invece la gente è libera? Perché
Perché vogliono che io compravo nelle cose dove c'è la mafia, così dallo spinello, dalla sigaretta di contrabbando, allo spinello della mafia, si arriva della malavita, si arriva all'eroina, alla cocaina, all'anfetamina e a tutte queste, perché sono tutte cose impanate, non con sostanze dello stesso tipo, non è una cannabis impanata con la stessa cannabis, come fanno con questi i negozietti qua, questi ragazzi che hanno la Murrock, è una cannabis impanata con la cannabis stessa, cioè è impanata con dell'MDMA, con degli scarti di eroina, con la cocaina, ste cose si sanno, ma figurati se non lo sa il poliziotto, il carabiniere, che cadono dalle nuvole. E poi utilizzano le persone come i genitori, come i figli anche, i fratelli, le sorelle, i medici, le cose che non capiscono, che non hanno competenza di queste cose. E allora poi subentra, a noi questo non ci interessa niente, a noi non ci interessa niente, a noi non ci... Infatti l'ho visto, non vi interessa niente. Tutto lavoro in nero. Le do le badanti in nero o contrattualizzate male, la gente che muore nei cantieri, si lavora col contratto di lavoro sbagliato come mi hanno fatto in me per... Cioè io risulto che non ho mai lavorato, questa risulta che non ha mai lavorato. Cioè, ma è possibile una cosa del genere? Non fate gli scontrini, rubate i soldi e li portate da un'altra parte, pagate le persone che potrebbero andare a lavorare e percepire un buon stipendio. È normale che se date un reddito di cittadinanza a gente che prende 3 euro l'ora, la gente sceglie il reddito di cittadinanza, perché voi politici, tra una minchia nel culo e un gelato, cosa scegliete? La minchia nel culo? La minchia nel culo, io parlo, scusatemi se parlo così, lo sto parlando sessualmente. Un tronco nel culo, ecco. Così fate il licca licca, come diceva quello di Catania. Cosa preferite? Beh, gli italiani, voi siete mafia, mafia, siete dei fanfaroni mafiosi, ripuliti, come diceva la mia ex moglie quando era un po' ancora più sana. Voi siete mafiosi incartati a caramelle. Non cambierà mai nulla in Italia, perché volete la confusione. Ora, ancora gente che deve dire fai così e fai così, ancora persone che devono dire e ordinare quello che deve fare. Voi, con 100 anni di fallimento alle spalle, io mi devo fare curare qua, devo fare curare, io dovrei farmi visitare ogni 6 mesi dalla cosa medica là, in mezzo a tossici e persone con difetti fisici e un personale che è incapace, di psicopatici, possibilmente anche drogati, perché di cocaina, perché come fai a gestire tutte queste scartoffie, foglie, tutta una cosa fatta come dei pazzi? Voi andate a vedere la commissione medica, sono dei pazzi da manicomio, oppure 4 scardinati come la motorizzazione, una cosa che non si capisce se chi che lavoro fanno, chi è il superiore, chi è l'inferiore, con gente infilata all'interno che sono stati magari miei nemici, con parenti infilati all'interno, con cose confinate all'interno. Io devo condividere delle cose con pedofili, con incestuosi, con gente che cura i tumori mettendo il veleno, la chemioterapia, con la dottoressa che avrebbe bisogno la dottoressa di cure psichiatriche. Allora, questo tipo non è possibile, cioè confondere, dov'è? Dove sono gli omicidi? Ancora Zani lavora in nero, eh? Ancora va da una persona a lavorare, la possono accoltellare, la buttano per strada. Vai a raccontare che vai nella polizia, viene contro di me perché è corrotta. Perché non lecca il culo a nessuna fonte politica. Avete capito cos'è l'Italia? Oh. Qua bisogna parlare di omicidio. Io andrò in giro senza patente,
La persona che mi ferma sarà compromessa col tentato omicidio a Zani, che io già avevo previsto, perché questo è stato fatto a me, perché questo è stato fatto ad altre persone attorno a me, che non se ne sono accorte o non lo vogliono raccontare, per paura, perché gli hanno dato il contentino del bar, perché gli hanno dato queste cose qua. Cioè, io che studiavo al DAMS le cose che mi piacevano, io che facevo delle cose giuste, non vado bene. Va bene l'ex moglie che è stata manipolata, va bene Zani, se se la portavano subito la mia famiglia la voleva buttare fuori, eliminiamo le prove, capito? Compromettendosi anche i miei genitori. E dovevano costruire su questo, come è stato fatto con l'ex moglie, che era fuori di testa, perché diceva che io con i co-co-co, che sono contratti non subordinati, ero subordinatissimo e non era il contratto per me, sfruttavo suo cugino Rocchi, che era uno che faceva i co-co-co a tutti, che non erano contratti adatti e che vendeva porcherie. E mi diceva: o lo lasci stare, ma quindi io avevo aperto tutti i cosi, lo lascio stare, mi dà una buona uscita, mi fa un contratto, perché poi tra me e lui gli accordi non erano quelli, lui con me era abbastanza buono. Diceva: Andrea, sistema le cose, fa, tu gestisci tutto lì, quindi se purtroppo, allora le ferie e le malattie non le posso fare io alle loro puttane, cioè si scopona una a una commessa mia, messa da me, io ricercavo anche il personale, le cose, gli veniva mal di pancia, oppure se ne andava a cagare, gli veniva mal di pancia e io dovevo correre a Iesa 200 km con i co-co-co, con i contratti di coordinazione, di subordinazione, fare l'ufficio, ricercare il personale, oh, caricare i banchi, scaricare i banchi, portare i camion, portare, scendere, salire, coordinare tutta la zona, le cose. Ma dove? E poi avete in televisione su Canale 5 Beghelli, la Benelli, come si chiama? Quello della previdenza sociale che parla del lavoro. Che ha detto che non è possibile, che no, non esistono più i co-co-co. Perché venivano utilizzati una cosa per un'altra. Quindi, com'è? Ho ragione io. Ma in Italia la ragione è dei fessi. Figuriamoci il torto! Figuriamoci il torto dei fessi inchiappettati. Quindi io andrò in giro, carissima commissione medica, senza, quando scade questa cosa qui, vado in giro senza patente. Appena mi fa, voi siete contenti di questo, lo so, perché già me l'hanno fatto con la separazione, l'abbandono di minori, la separazione, lo sfruttavo, quindi io andavo in giro, tutti, tutta la mafia, la malavita, i corrotti e gli imbroglioni erano tutti freschi, e mio zio Pollo Orecchia e tutta la mia famiglia avevano, si erano leccati il culo fra di loro, carta falsari. E io vado in giro che posso essere bloccato da qualunque persona e quindi ostacolato nelle cose, in qualunque cosa, qualunque cosa, qualunque cosa. Ma tu che paura hai? Voi che paura avete? A ripagarmi, a ripagare Zani, voi che paura avete a mettere in carcere a vita chi ha ridotto Zani così? Che paura avete? Cioè, ma voi li conoscete i diritti umani? Che paura ho? Ho paura di incontrare poliziotti, carabinieri, corrotti, ho paura di vivere in un'Italia dove la medicina, i medici sono stati incriminati, 10.000 medici almeno, e altrettanti giudici, magistrati, altrettanti poliziotti, non è che solo incriminano la gente. Ho paura di un'Italia che fa lavorare la gente in nero, contrattualmente non pagata. Quindi per la commissione medica chi è il pazzo? Io o quella della commissione medica che non gli interessa l'omicidio? Qual è il reato grave? Avere cercato di ammazzare Zani e me per trovare una boccettina di cannabis da seme? Quindi semi legale? Qual è l'omicidio?
Cioè, se a me mi devono fare la patente a 6 mesi, quindi creandomi problemi e non potendo andare a curarmi né a Bologna né a Roma né in Olanda, non posso andare da nessuna parte con una patente così, perché io ho viaggiato in tutta l'Italia da 30 anni e so perfettamente chi cazzo puoi incontrare di polizia, di carabinieri e di problemi. Quindi qual è il problema, chiedo alla commissione, qual è il problema? Qual è il problema? La guida in stato di che cosa? In stato di rabbia perché ci avete cercato di uccidere? Se a me devono fare 6 mesi di patente, a quella della commissione medica, alla polizia e ai carabinieri che hanno ridotto Zani così e che a me non ci sono riusciti perché io non compro nel mercato nero e non mi faccio mettere le cosine in mezzo, faccio i video anche quando mi vado a mangiare la pizza per tenere tracciabilità, perché siamo stati vittime di queste cose, però alcuni si sono azzittiti col bar, con la cosa, con magari probabilmente anche rivendicandosi con omicidio, a me no. E allora qual è il problema? Se a me mi devono dare 6 mesi di patente, alla commissione medica e non gliene fatto un cazzo di un omicidio fatto in macchina, per strada, in qualunque situazione, perché Zani era accanto a me e mi poteva anche ammazzare, qual è il problema? Chi mi deve dire cosa devo fare? Di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta? Facciamo di tutta l'erba un fascio? Di che cosa si tratta? Di droghe pesanti che allora vi dovete preoccupare? Di droghe comprate? Questa è una cosa personale, quindi voi non vi potete infilare dentro una cosa del genere, cercando di drogare una persona. Se a me devono dare 6 mesi di patente che era cannabis e cose, alla commissione medica, alla polizia e ai carabinieri, quanto patente gli devono, per giunta prendendomi in giro sui miei 30 punti di patente, 28 punti, alla commissione medica, al sindaco, alla procura, ai miei genitori, ai medici, che stanno facendo orecchie da mercanti, quanto gli devono dare? 100 anni di carcere, con la patente per zappare col buco del culo, sono volgare, mai quanto degli assassini. Vi saluto. People, io cerco di parlare alla people, perché siamo in mezzo alla gente, io cerco di parlare di verità. Voi italiani non riuscirete a fare mai un cazzo. Cosa volete? Vi piacciono i pedofili? Io devo frequentare questi miei parenti incestuosi, pedofili, non devo consumare niente ma me la devono mettere loro, devo andare a Ortigia a aspirare, devo vedere i miei amici con bambini, con cose, drogati, devono sfruttare i rapper, la cosa, gli altri per coprire poi le loro cose, mentre ti chiamano di qua, mentre ti chiamano di là. Gli ordini datevele voi, prendete qualcosa con le mani e vi date 4 colpi in testa, però fatevi il video, perché sennò potrei pensare che ve li ha dati vostro marito, o vi si è infilato qualcuno in casa, o qualche poliziotto, qualche carabiniere, e poi, come sempre in Italia, dichiarate il falso. Allora, poi volevo dire un'altra cosa, vedete, la temperatura non è vera questa, ancora sarà in garage. Se è vera questa temperatura, no, non penso, perché c'è un caldo micidiale, ci saranno almeno una 30 di gradi, ancora sarà fermo nel garage, quella del garage, perché nel 27 era in garage. Allora, volevo dire una cosa, se è vera l'Italia, o è falsa l'Italia, le testimoniano tutti i casi che ci sono stati. Ma ora dico una cosa, questi casi che ci sono stati, quando avete delle persone che fanno le analisi, come ce l'ho io in famiglia, persone che hanno lavorato nei medici, nei cosi, persone che hanno lavorato nelle istituzioni, persone che hanno lavorato nei carabinieri, nella polizia, nelle cose, e non raccontano la verità, non dichiarano la verità, e quindi presumibilmente fanno anche del male a un sacco di gente. Ma lo sapete in quanti anni e quanta gente hanno avvelenato? Cioè, persone che fanno le analisi per i tumori,
persone che fanno, che magari su pedofili, sono pedofili, perché a me mi risulta così, e incestuosi, persone che fanno gli avvocati, i dottori, i poliziotti, come mio zio, che sono dei ladri, dei cartafalsari, le persone che si collegano col centro sociale, con questo, con quello, si infilano, si infiltrano, si fanno e fanno del male alle persone. Perché l'Italia funziona così? Al 90%. Ma lo sapete quanta gente questi hanno avvelenato, hanno drogato? Gente che fa vendere la frutta per strada a Corso Gelone, in AS. Persone che lasciano una città piena di buche. La frutta che respira le cose, ti dicono niente ci fa. Niente, per loro il lavoro è nero, niente ci fa. Le cose niente ci fa, le cose niente ci fa, però poi ti fanno la patente, ti fanno... Voi siete, volete che io sia o un mafioso perbenista e ripulito come voi, che poi perbenista non lo siete affatto, perché se vi seguono avete 100.000 vizi, soprattutto quello di rubare i soldi, oppure uno che si fa intossicare qua dalla qualunque con cose rintracciabili. Ora poi vi porterò al negozietto, ci facciamo un giretto nel negozietto di Piazza Adda, quello di canapa, di cannabis, e vi faccio vedere queste cose qua. Queste persone che sono state infilate all'interno, che non si capisce si può fare, non si può fare, non lo puoi fare, si può fare, non si può fare, la puoi fare, cioè, più ambigua di sta gente. Quindi in una cosa che non puoi fare, che puoi fare, ti mettono qualche allucinogeno, non quelli del negozietto, ma qualcuno che gira, ti possono mettere qualche allucinogeno nell'acqua, ti entrano a casa, ti mettono un allucinogeno in macchina, ti spruzzano qualche cosa al bar, ecco, e ti finisce male. Ah, il negozietto è bene criminalizzato, quello del negozietto, capito? Ma lo sapete quante persone hanno fatto del male sta gente, come a Zani? Non si può capire, perché non è rintracciabile. Per questo io denuncio l'Italia per mafia, e soprattutto per mafia istituzionale, e soprattutto per terrorismo. Lo sapete quanta gente hanno provocato tumori? A me mi stanno lasciando con i tumori addosso. Chi me li ha procurati quando avevo 10 anni? Cosa si aspettavano? Devo andare qui, perché non ho la patente ora, devo andare qui nella mia famiglia, quella che non posso più frequentare, però mi hanno fatto mangiare con loro e si sono portati anche i miei figli, dove c'è pedofilia, incesto, mafia, corruzione, dove quello mi dice, l'avvocato, il buon Francesco, è arrivato Matteo Messina a me così picchiare, de pugno di famiglia di pedofili, che non siete altri assassini. Cosa ripigliare da scassare da coppa a tia, a Magucina, all'altra scecca regalla e a tutte queste teste riscecchie, magari a chi si Napoli? Ma che cazzo di gente siete? Siete dei mafiosi ripassati, incartati, eppure questi qua di Palazzolo, ma che cazzo, ma tutti con te ce l'hanno? No, no, non è che ce l'hanno tutti con me, è che io non sono come loro. Vogliono gente come così, in maniera che si fa l'Italia ambigua, l'Italia dove tutti sono persone per bene, ma se vai a vedere bene non c'è niente di bene, bene finto. Voi siete dei criminali, voi italiani, e votate criminali e succhiate criminali, in maniera che nella confusione qualcosa te la zicano, visto che sta facendo qua. Ma scassata, capace mi dice non mi riprendere. Ho fatto un giro, ah. Dove si giudica la gente per il tatuaggio, per la provenienza delle cose, per cosa? Quando invece chi vi fa le regole, i tatuaggi ve li fa nell'anima, vi impara ad essere degli imbroglioni, vi insegna ad essere degli imbroglioni, voi imparate ad essere, vi vende la mafia istituzionale. Quindi io mi dovrei strofinare con questa gente, con tutta questa gente ambigua, con tutti questi parenti che ora non devo più fare perché ci sono problemi per l'eredità, già lo sapevo prima.
Già me ne accorgevo prima di quello che facevate nelle piscinette. Schifo, nelle piscine, nelle barche, e chissà quanta gente avete compromesso. Un conto era strofinarci da ragazzini, un conto è andare a 30 anni, a 40 anni, all'età della ragione, a fare sesso con tuo cugino, a fare cose con i cugini, che voi sicuramente negherete. Ma non mi interessa, fate quello che cazzo volete, ma non devo diventare io come voi. Un conto è quello che vi fate a voi e un conto è quello che fate ad altri. E io queste cose, carissime commissione, giudice, procuratore, che cosa, a me queste cose non le fate. Perché finirà male, fino alla fine, ad libitum. Vi ho cercato a storiato, dopo. Quello che vi hanno imboccato. Perché anch'io ho studiato quello che mi hanno imboccato. Però, se mi risulta che c'è qualcosa che non va, ve lo sputo. Vediamo come va a finire. Questo se n'è andato. Perché capace pure si incazzano, che c'è a che fare con gente. Vediamo come va a finire questa gente. Gli ho detto a Zani di farsi fare la cura a Scalare. La cura, di farsi dare i farmaci a Scalare. Si deve fare la puntura, le cose, ma di farsi fare una cosa a Scalare. Perché? Perché cioè, è diventata drogata di questi farmaci, praticamente. Logicamente non aveva queste crisi demoniche. Io voglio sapere chi è stato a drogarla. Non era così e non si drogava. Qualcuno del lavoro in nero, possibilmente pagato da qualcuno che ho in famiglia, come è capitato con questo Pollo Orecchia che doveva essere il padrone della mia vita, ha fatto queste cose. Non mi svegliate con i vostri imbrogli. Voglio sapere questo, commissione, questo mi interessa. Se no la signora della commissione medica vuol dire che è un assassino. Veremo sta occhio che vuole. Questi stanno ostacolando a me, che sono il bene, è una brava persona, e stanno favorendo altra gente. Quindi questa è la commissione medica, è un'assassina, è quello, e miceli della commissione. Stanno, non gliene frega niente, allora la motorizzazione non gliene frega, alla polizia non gliene frega niente. Perché? Perché hanno fatto questo con tanta altra gente, soprattutto in casi di omicidi. Oh, e vi ho detto tutto. Bello Pipos, ora aspetta Zani qua. Vi saluto. Per giunta non dovrei dire niente, non dovrei arrabbiarmi, dovrei vivere. Cos'è? Zani, non ti arrabbiare. Fatti mettere quattro cose. O si arrabbiava, perché l'avevano drogato, oppure una volta un po' di droga, di cose, si quieta. La prendono, la spediscono, la stessa cosa. Prima la spedivano tutta conciata per le feste. E ora conciata per le... Mamma mia che gente, piccetto. Pipos, gli italiani proprio dei falliti. Che non dicono neanche di essere falliti, perché cercano poi di truffare il prossimo. È come gente che ha una cosa truffa nelle mani. Non lo dice in maniera che la porge a qualcun altro. Quindi siete complici, Bonucchio, commissione, procura, procuratore, tribunali, siete complici. E tutta l'Italia è così, inutile che cerchi, ci sarà pochissima gente che avrà una coscienza e verità come quella mia. E ora me la giro tutta, non devo che me ne vado in un altro paese e faccio le cose medico-legali, lì muovo le cose medico-legali, ma come faccio se mi hanno fatto questo documento così? Per farmi ammazzare, la stessa cosa hanno fatto con mio nonno e con i miei nonni. Quello deve vivere così, quello deve essere fatto così, ma queste cose si fanno subito, non è che posso aspettare qua ancora anni. Ma che ti ha detto del... Niente, continua la cura. Continua la cura, che non è... Mi hanno detto tutto. Che non è la cura. La cura intanto è la verità. Chi ti ha fatto questo? Chi ci ha fatto questo?
per giunta uno deve stare zitto perché ci potrebbero essere le indagini preliminari, quindi mi devo stare zitto per anni, perché qua le indagini cambiano per anni. Ma stare zitto, intanto loro ci rilavorano tra cose in nero, cose illegali, cose fatte male. Fanfaroni, sono dei fanfaroni questi italiani, dei mafiosi che fanno finta di essere delle persone capaci, rette e corrette. E poi anche mafiosi e anche incapaci, perché non lo so, ci sono dei mafiosi che hanno una coscienza, ci saranno delle, non lo so, io, a me sta gente non piace, tutti falsi sono. Allora,